questo decreto che dovrebbe essere emanato entro il 15 di marzo, di concerto anche con una conferenza Stato-Regione. Ma ce la fate, perché praticamente la prossima settimana... siamo un po' stretti, ovviamente credo che sia un termine di legge non ordinatorio, come si dice in gergo giuridico, cioè che sia anche... come si dice? Non perentorio. Ecco, scusate, ma io non sono giurista, però insomma, che sia anche avviene con qualche giorno di ritardo, a me non piace ritardare di natura, però comunque ci stiamo lavorando proprio in queste ore. I miei uffici sono stati tantissimo impegnati, come sapete, o non lo so se lo sapete, sul decreto che stiamo preparando sulla Calabria. Abbiamo dovuto impiegare tante risorse perché ci siamo resi conto che la situazione calabrese era molto drammatica e che i commissari da soli non ce la facevano. Quindi sono sincera, abbiamo lavorato per quasi 20 giorni sulla Calabria e quindi adesso cercheremo di lavorare anche sul resto. Quando dobbiamo aspettarci qualche novità in più? Io credo una decina di giorni col nostro testo, poi ci sarà anche la conferenza sulle regioni, ma sapete che noi condividiamo già con i rappresentanti delle regioni anche in fase preliminare il lavoro. Quindi insomma, in sostanza state anticipando quelle che sono state un po' le vostre proposte di risoluzione che presenterete all'ONU. Sì, in parte le abbiamo anticipate anche, voglio dire, nella legge di bilancio a livello proprio concettuale, nel tavolo della governance. Poi ripeto, alcune di queste insomma saranno attuabili solo se avremo una cornice internazionale di riferimento che renderà possibile attuarle. Ci lavoriamo, un paio di anni penso che un po' di risultati li portiamo a termine.